Ciao, sono Daniele da Solmatter e benvenuti ad una nuova puntata di Daniele Risponde. Nell'ultima puntata di Daniele Risponde vi ho chiesto di mandarmi sul mio profilo Instagram nei messaggi privati la foto dei vostri tatuaggi con tanto di spiegazione. E siccome me ne avete mandati veramente tanti, i vostri tatuaggi 2, possiamo continuare. Ovviamente nei commenti raccontatemi il vostro tatuaggio, il suo significato o il tatuaggio che vorreste farmi. Questo tatuaggio penso sia tra i tre più importanti che ho, ne ho 8, e il suo significato comprende le cose più importanti per me nella vita. I tre lati del triangolo infatti siamo io, mia mamma e mio papà. I tre angoli sono amore, amici e famiglia. Inoltre il triangolo è rivolto verso il basso perché è il simbolo di fertilità per le donne, il che significa il mio desiderio di avere dei figli in futuro. Hai le idee molto chiare. Perché non hai alzato di più la maglietta? Non ho capito. Avevo 18 anni e volevo ribellarmi ai miei. L'ho tenuto nascosto per un sacco di tempo. Ma allora che ribellione è? Stavo dicendo ribellazione. Le farfalle rappresentano la libertà, le quattro stelle rappresentano i miei migliori amici e la rosa blu dovrebbe rappresentare me. Ora lo vorrei modificare perché non mi piace più. E che cosa vorresti fare al posto di questo? Non è così brutto, è molto anni 90, ma non è brutto, dai. Cioè, hai visto Mew e Mewtwo di prima, no? Fatto 15 anni senza permesso dei miei genitori, in uno studio casalingo abusivo e da un tatuatore sbronzo, e voilà! Ma per chiederti perché l'hai fatto mi sembra la domanda più stronza e stupida che io possa farti, ma perché l'hai fatto? È già tanto che non ti sia caduto il braccio, sempre ammesso che questo sia il braccio, o il petto, o la schiena. Dove cazzo è questa domanda? Wanderlust significa voglia di viaggiare, collegato all'aereo di carta e la rosa dei venti, per volare dove mi porta il vento. Disegnato da me e mai me ne pentirò. Molto figo, anche tu l'hai fatto da poco? O è in corso un'infezione visto che è tutto rosso? No, molto bello. Sì. Frase di circostanza perché fondamentalmente non so cosa dire, però mi piace. Io ho un pipistrello tribale, cercavo un tatuaggio che avesse più significati. Per prima cosa, per i nativi americani, il pipistrello è simbolo di accesso alla conoscenza. Nella tribù Maya e Azteca veniva adorato invece come divinità, per il fatto che vive nelle grotte per riemergere ogni sera al crepuscolo. Questo animale è visto anche come simbolo della rinascita e della profondità interiore. Inoltre è anche un modo per omaggiare Batman, mio amico fin dall'infanzia. Sei amico di Batman? Grazie alle sue avventure mi ha tenuto compagnia, visto che da piccolo ero molto timido ed introverso. E ora eccoci qua con il tribale di Batman. Batman Maori, anche se è detto che è azteco. Il mio tatuaggio è un memento, so di essere giovane ma nella vita ho affrontato molti problemi e sto iniziando a combatterli ad uscirne. La frase, seppur semplice, mi ricorda che è importante imparare ad accettarsi così come si è ed amare se stessi. Il sole che sorge ha il significato di rialzarsi sempre, di combattere perché ogni giorno è una nuova possibilità. Mi ricorda ogni giorno di non abbattersi e di continuare a lottare. It's okay not to be okay. Wow, molto bello! È ok non essere ok. Ha un sacco di significati e, ripeto, molto molto bello. Può sembrare banale, e forse lo è, ma è stato fatto dopo un periodo di grave malattia dal quale ne sono uscita per un pelo. È l'unico tatuaggio ed è servito da monito a non mollare, cosa che invece stava per succedere. È un po' tagliato, immagino che sia carry on. E anche questo è stato fatto da poco, immagino. Unico tatuaggio. Mi sono pentita, lo devo coprire con una zampetta del mio chihuahua. Ho litigato con la persona con cui l'avevo fatto. Beh, dai, non sarà difficile da coprire, ma secondo me puoi anche donargli un altro significato, perché non è brutto, è piccolo, non è invasivo, però sei legato a quello. Cazzo, sei il tuo confessore. Non me ne pento, ma sono innamorato, quindi lo mando lo stesso. La carpa koi simboleggia autorealizzazione e coraggio. Nella fase di trasformazione, in più, è anche un simbolo di crescita. Fresco fresco, per me significa la voglia di viaggiare che ho. Per me la destinazione non è importante, quello che con... Per me la destinazione non è importante... Ma cosa cazzo hai scritto? Per me la destinazione non è importante. Quello che conta è il viaggio e quello che si affronta per raggiungere quella determinata destinazione. Vi prego, la prossima volta che mi scrivete mettetemela qualche virgola e ci metto il doppio a girare il video cercando di interpretare. Ti va bene che il tatuaggio è molto bello, quindi non riceverai una critica negativa da me, anche se il video non è... do un voto ai tatuaggi. Vabbè. L'ho fatto per il mio gatto, che compiva un anno. È molto balo!
E il gatto che ha detto dopo? È contento? L'ho fatto perché nella vita non bisogna mollare mai. E quando ho momenti che non ne posso più, lo leggo per ricordarmelo. Never give up. Never gonna give you up. Never gonna give you up. Serva me, servabo te. Salvami, ti salverò. Questo tatuaggio lo feci quando, per 3 anni della mia vita, ho vissuto in Germania. Dedicato alla mia migliore amica che mi ha salvato dalla depressione. Presi questa frase dal mio primo libro letto. E da quel momento in poi, la mia vita cambiò in tutto e per tutto. Il mio non ha chissà che significato. Mi sono sempre piaciuti i draghi e il mio segno cinese. Il mio segno cinese è il coniglio. Non frega nessuno, ma ora lo sapete. E il disegno richiama il drago di Dragonheart, il mio film preferito. E rivedrei un po' la scelta cinematografica, Nadia? Molto figo e direi anche molto impegnativo. Che cos'è questo puntino rosso? Un neo? O c'è un cecchino che ti sta per sparare? Ciao Daniele, primissima volta che rispondo per una tua rubrica. Ho solo un tatuaggio per ora, fatto pochi mesi dopo aver perso mia mamma l'anno scorso. Ora, a parte pochi fidatissimi amici e la mia ragazza, sono da solo. E dato che mia mamma è stata la persona più importante della mia vita, ho sentito il dovere di fare questo tatuaggio. La zampa di leone rappresenta proprio lei, un po' per il suo caratteraccio e un po' perché era il suo segno zodiacale. Il simbolo in mezzo invece è un Vegvisir, simbolo nordico usato come segnavia. La leggenda vuole che venisse usato dai viandanti persi in mezzo alla tormenta per ritrovare la via. Da qui il suo utilizzo come simbolo di protezione e augurio che uno non perda mai la strada. Un bacione alla mamma, California e Wii! Ciao, questo tatuaggio l'ho fatto 3 anni fa. La N è l'iniziale del mio nome e la S è del soprannome di mia nonna Susa, che non c'è più da 10 anni. E l'ho fatto perché le voglio molto bene e voglio portarla con me anche se sono lontana. Per questo la rondine. Ricorda che devi morire! Non molto allegro, ma sicuramente utile quando la gente che ti sta sui suddetti ti chiede il significato. Tu rispondi e loro si allontanano sfoggiando un falso sorriso credendoti una pazza da rinchiudere in qualche manicomio. Significato un po' tetro, ma utile per ricordare ogni giorno che tutto finirà un giorno. Per ora non me ne pento. Se ne pente molto mia madre, dopo averlo visto e dopo averle spiegato cosa significa. E potevi addolcirle un po' la pillola, no? La parte migliore è stato il giorno in cui l'ho prenotato, in quanto avevo 1000 idee in testa e ho mostrato alla tatuatrice la prima immagine salvata sul telefono, senza nemmeno pensarci. Ciao Daniele, per adesso non ho tatuaggi di cui pentirmi, ma dei 3 che ho fatto, questo è l'unico che non ha un motivo particolare. Volevo un tatuaggio in stile tribale, ma volevo tatuarmi anche un ragno, quindi ho pensato di unire le 2 cose e voilà, questo è il risultato. Ragno tribale. Neanche farlo apposta, ho finito da poche ore il mio primo tatuaggio. Il significato va a prendere ovviamente la passione per i fumetti e per Batman. Inoltre l'unione tra ordine e caos, Batman e Joker, che è una costante della mia vita. Fatto il 21 agosto 2015 insieme al mio ragazzo. Stiamo ancora insieme, tra 2 mesi facciamo 5 anni. Quando abbiamo fatto il tatuaggio facevamo 1 anno. Un mese dopo ce lo siamo regalati a vicenda. Molta gente dice: ma se vi lasciate, che cazzata farlo insieme al ragazzo? Io non lo farei mai, neanche se fosse mio marito. E io rispondo sempre alla stessa maniera: lui è una delle persone più importanti della mia vita, mi ha visto crescere, mi ha visto cambiare, siamo cambiati insieme in meglio, abbiamo affrontato discussioni, problemi familiari, sempre uscendone insieme parlandone. È una delle pochissime persone che mi fa stare bene, di cui mi fido ad occhi chiusi, che mi fa sorridere e ridere. Se dovesse finire, non potrei mai dimenticare tutto il bene che mi ha fatto e tutto l'amore che mi ha dato, perciò non me ne pento assolutamente. Il nostro amore continua a gonfie vele e ci amiamo come il primo giorno, anzi di più. Ho fatto questo tatuaggio a 17 anni perché all'epoca avevo un problema alla gamba sinistra e sapevo che le fate portavano fortuna, quindi decisi di farmela tatuare. Inutile dirti che qualche settimana dopo iniziai a togliere la prima stampella dopo 9 lunghissimi mesi. Coincidenze? Wow! È una canzone di Caparezza, Vengo dalla Luna. Me lo sono fatta perché il testo di questa canzone è stupenda e da piccolo ero molto strana, non che ora non lo sia più, e grazie al mio comportamento mia madre mi diceva sempre che venivo da un altro pianeta, e allora ho collegato le 2 cose. Caparezza fa strage di tatuaggi. Musetto del mio gattino. Allora, non ci credo. Il tatuaggio è molto bello, ma il tuo gatto ha gli occhi da manga? Adesso voglio vedere una foto del tuo gatto. Non può avere questi occhi. Però il tatuaggio è molto bello. Ecco il momento della polemica. Un gatto, il mio animale preferito, che graffia un cuore dove dentro c'è l'iniziale di mia madre, scomparsa ormai da 14 anni. Così è sempre con me. Unico rimpianto del tattoo, me lo ha regalato il mio ex. Vabbè, se si tratta di avertelo regalato in pagamento in soldi,
restituiscigli i soldi, così è come se l'avessi comprato tu. Se te l'ha tatuato lui, invece, fagli un tatuaggio anche tu e siete pari. Ricordo dei miei 10 anni di scout. Hai fatto gli scout insieme ai panda? Come sono collegati gli scout con il panda? Spiegami. È una chiave di violino fatta per celebrare la mia passione, quando suonavo i citofoni. Scherzo, suonavo il basso. PS, non me ne pento, ma ho in mente di continuarlo, con un pentagramma che avvolge il polso sulle note di una canzone. E sono in dubbio su un paio. Ti prego, dimmi quali sono, adesso sono troppo curioso. La mia fenice simboleggia la rinascita dalle ceneri di Daniele Silvitella, il giorno di Pasqua. Daniel, hai fatto benissimo a dedicarmi questo tatuaggio. La mia iniziale è l'amore per la musica, dedicato alla mia nonna che non c'è più. La mia Yuna, versione cartone animato. Allora, i primi due sono molto belli. Questo cane... Chi l'ha disegnato? Il mondo non è diviso tra persone buone e mangiamorte. Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi, ma sta sempre a noi scegliere da che parte schierarci. Questa citazione di Sirius Black in Harry Potter e l'Ordine della Fenice mi ha colpito così tanto da volerla imprimere sulla mia pelle. Non a caso l'humus è sul lato sinistro, ovvero quello del cuore, così da ricordarmi di far prevalere la parte della luce che è in me. Questo tatuaggio rappresenta passato, bocciolo, presente, rosa centrale, e futuro, rosa più grande. Ancora da finire, ma sono contentissimo del risultato. Fatto con mia sorella, esprime il dolce far niente. Giustamente un panda che pisola. Ma è sfocato il tatuaggio perché il tatuatore aveva problemi di vista o è sfocata la foto? Spero la seconda. Non ho tatuaggi, però se posso dire, oggi ho visto una ragazza con un tatuaggio che recitava: "When I'll meet you, I will meet you, if you I meet you." Sono rimasta stupefatta da tanta saggezza. Questo è il mio tatuaggio. È la zampina del mio cane acquarellata. Il disegno l'ho fatto io stampando direttamente la zampina del mio cane su un foglio con gli acquarelli. Che figata l'idea! Ovviamente dedicato al mio cane, ma anche un secondo significato, ovvero le quattro ditine rappresentano mia mamma, mio papà, mia nonna e mio cugino, come un fratello per me. E invece il cuscinetto più grosso sono io, affiancata sempre dalle persone che mi ameranno per sempre. Io e la mia ragazza ci siamo tatuati insieme i glifi di The Witcher, perché entrambi adoriamo il videogioco, perché ci sentiamo un po' come il protagonista che, essendo diverso da tutti, viene trattato male dalla società. Noi siamo un misto fra goth, metal, eccetera. E anche perché ci rispecchiamo nei personaggi di Geralt e Yennefer. Lei come Yennefer ci si avvicina, a te mancano i capelli bianchi però. Ho 3 tatuaggi, ma questo è il mio preferito. Le 3 farfalle sono la mia famiglia, mio marito e i miei 2 figli. E sotto c'è una rosa che con il gambo fa la forma di un cuore che significa il mio amore. Ciao Daniele, questo tatuaggio è stato il regalo per i miei 17 anni. È una dedica al mio cagnolino Tobia, che è stato l'unico in grado di farmi sorridere anche nei momenti più dolorosi e darmi la forza di abbattere ogni ostacolo. L'ho disegnato personalmente e non mi pento assolutamente di averlo fatto, perché viviamo nel mondo delle meraviglie. E quindi lo stregatto è l'unico tatuaggio al momento che ho. La figura principale è il Grievr, il leone di Final Fantasy 8. È dedicato a mio padre e a tutta la mia famiglia. Infatti nei 3 angoli ci sono le iniziali di mio padre, mia sorella e mia madre in rune, anche queste molto importanti per me. Il significato? Per prima cosa la famiglia, seconda cosa mio padre ha la leucemia e quando ero piccolo lui mi diceva sempre: "Io sono come un leone, proteggo il mio territorio, proteggo i miei figli e qualsiasi cosa accada io ci sarò sempre." Questa cosa mi ha segnato tanto. Fatto assieme a mia sorella come ricordo di infanzia, papà ci cantava sempre papaveri e papere. E allora lo dite? Daniele, ti vogliamo far piangere e siamo tutti d'accordo, no? Maya, la mia amicetta morta durante l'operazione di routine di sterilizzazione. C'era l'1% di possibilità che succedesse ed è successo. Purtroppo non c'era il cane merda a dirmi se era un periodo buono oppure no. Anche la mia compagna si è tatuata il nome. Ne approfitto. È una scritta fatta con la calligrafia di mio fratello, presa da un bigliettino di Natale. Era il suo motto e ha risposto così alla domanda "come va" fino alla fine. Rispondeva sempre "alla grande". Poi è venuto a mancare il 17 marzo, ma ha vissuto veramente alla grande. Descrizione dell'opera. China da disegno e ago, ovviamente non professionale, su polso di 14enne che ben 5 anni dopo si pente amaramente della sua decisione. Bella roba, complimenti. Immagino che l'ago non fosse neanche sterilizzato. Bene ragazzi, questi erano i vostri tatuaggi. Scrivetemi nei commenti il vostro tatuaggio e il suo significato, oppure quello che vorreste farvi. E vi ricordo di seguirmi su Instagram e di tenere d'occhio le stories, perché ogni tanto faccio le domande per i Daniele risponde. Sono Daniele da Selmater e se il video non vi è piaciuto, magna, ma mica sono stato io il tatuatore, no? Mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! Spiega questa gran comunità. Da 10 anni, 100 ragioni ci dà per continuare a ridere di mattina. Mi alzo tardi, ma con la necessità.